Riprendiamo il nostro discorso sull'interfaccia utente, avvicinandoci un pochino di più all'aspetto che ci interessa maggiormente, che è quello del legame che ha la progettazione dell'interfaccia con il flusso di progettazione funzionale di cui ci stiamo occupando. In realtà i due sono, nonostante siano discipline molto distanti in un certo senso, sono molto legati perché entrambi i percorsi, immaginate un caso d'uso, la descrizione di un caso d'uso, e come cercheremo di approfondire tra oggi e domani, la definizione degli elementi di cui è composta un'interfaccia grafica, entrambi sono due aspetti diversi che servono per supportare la funzionalità. Quando tu hai un caso d'uso che ti indica che a un certo punto l'utente deve inserire delle informazioni, hai bisogno di qualche elemento di interfaccia attraverso le quali possono essere inserite queste informazioni. E viceversa, quando diciamo il sistema visualizza delle informazioni, dei dati, delle risposte, hai bisogno di una forma grafica attraverso la quale queste risposte possono essere veicolate nel modo più semplice possibile, più coerente possibile, più usabile possibile, eccetera. Quindi, per fare diciamo così, un ragionamento completo sull'usabilità dell'interfaccia non basterebbero probabilmente 25-30 ore. Noi andremo, quindi non, nessuno di noi pretende o non illudiamoci di diventare esperti in interfaccia o in usabilità. Andremo però a estrarre alcuni diciamo, ingredienti fondamentali che ci serviranno diciamo così, per quello che è l'aspetto funzionale dell'interfaccia stessa, qual è l'impatto sul funzionamento del sistema dato dall'interfaccia. Questa figura ci ricorda essenzialmente che una progettazione centrata sull'utente, come quella che stiamo conducendo noi, perché stiamo partendo a dire il sistema informativo si progetta partendo dai requisiti di chi lo deve usare e poi specificando i casi d'uso di come verrà utilizzato, no? Da parte dei vari tipi di utente. Quindi per noi l'utente è sempre stato al centro. In particolare quando si parla poi di interfaccia, che è la parte, l'unica parte che l'utente tocca, fino a poco tempo fa tocca era un modo di dire, in realtà oggi sui dispositivi mobili è anche, diciamo così, fatto. E quindi l'interfaccia, la progettazione dell'interfaccia rientra nel contesto d'uso, nei casi d'uso che abbiamo progettato per l'utente. Questa è scritta in piccolo ma va bene così, nel senso che era solo per darvi un'idea del fatto che esistono molte tecniche di cui noi non vogliamo diventare esperti per andare a definire questi requisiti dell'utente, provenienti dall'utente, in particolare per quanto riguarda la modalità di interazione. Quando parliamo di requisiti dell'utente, se vogliamo da un lato, tu hai un requisito funzionale che è semplice, l'utente deve poter fare un bonifico, per dire. No, pensiamo al sistema di home banking. Dopodiché, dal requisito funzionale che richiede essenzialmente che quella funzionalità sia portata a termine, c'è tutto il lavoro da fare per capire in quali passi, fasi, videate, interfacce, questo caso d'uso che porta come obiettivo quello dell'effettuazione del bonifico debba essere suddiviso. Allora, su questo, come dicevamo la volta scorsa, molte volte l'approccio è del tipo, vabbè, il programmatore ha bisogno di questo, 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 questi dati, in qualche modo metto dei form in cui l'utente li possa inserire. Però questo lascia fuori l'utente. Se invece andiamo a prendere l'utente, dobbiamo innanzitutto capire. Non puoi prendere l'utente per strada e dire, senti, ma tu come vorresti che il mio sistema informativo ti permettesse di fare il bonifico? Questo qui va bene se non chiami i carabinieri, se gli fai la domanda così. Ma tu che c'è? Sei pazzo? Cosa mi hai chiesto? Non so neanche di cosa stai parlando. Quindi ci sono tutti dei metodi, in certo senso indiretti, attraverso i quali riuscire a capire le esigenze dell'utente dal punto di vista della facilità d'uso dell'interfaccia. Qui va, leggo solamente i titoli, non entriamo nel dettaglio, si va da questionari, a interviste, ai cosiddetti focus group, quindi gruppi di discussione libera,
osservazioni sul campo, cioè guardiamo gli utenti cosa fanno mentre usano sistemi simili o mentre usano prototipi del nostro sistema, e poi diciamo, gli ultimi due punti che sono i suggerimenti spontanei degli utenti. Quindi un utente a un certo punto mi segnala attraverso il servizio di assistenza, il servizio clienti, un'esigenza, e allora, però sono sempre molto da prendere con le molle questo tipo di cose, perché tipicamente chi, se è una cosa spontanea dal punto di vista di un utente, chi parla di più è chi ha la tendenza ad essere rompiscatole essenzialmente, non necessariamente a riportare delle esigenze che possono essere condivise dalla base di utenti. E poi una tecnica che si usa molto, che è l'analisi della concorrenza, cioè cosa fanno gli altri. Allora, anziché partire da zero, andiamo a vedere cosa fanno gli altri, vediamo se e come possiamo migliorarlo, oppure lo proiettiamo da zero perché vogliamo fare qualcosa di radicalmente diverso. Vabbè, queste tecniche sono le tecniche, se vogliamo, preliminari, no? Che ci permettono di fare una progettazione tenendo conto di dati oggettivi che provengono, seppur informali, no? Sono delle parole, delle osservazioni, però che arrivano dal campo, che sono state filtrate da qualche metodologia. E dopodiché, sulla base di queste informazioni iniziali, che cercano di percepire l'utente quali passaggi ritiene più difficili, in che ordine presentargli le informazioni, eccetera, si va poi attraverso una serie di passi di progettazione, i primi dei quali sono degli abbozzi o degli schizzi. E dopodiché si va avanti per prototipi sempre più precisi. Adesso vedremo poi cosa vuol dire prototipo. Ecco, qui non mi stanco di ricordare che stiamo cercando di fare un discorso generale, ma nella realtà questo discorso generale lo dovremo poi sempre declinare rispetto al tipo di dispositivo attraverso cui l'utente fruirà dell'interfaccia. Quindi abbiamo queste tre grosse famiglie, questi tre grossi tipi di interfacce, che sono l'interfaccia web, l'interfaccia desktop, cioè programmi installabili, e interfacce mobili, che come minimo ce ne sono almeno di, anche solo nel campo del mobile, se si parla di dispositivo, di fattore di forma piccolo a fattore di forma grande, quindi da, passando da smartphone a tablet, con tutti purtroppo le vie di mezzo che ci sono oggi sul mercato, non è detto che sia tutto riassumibile attraverso. Allora, in questa fase qui di progettazione, che differenza fa? Devo tener conto della differenza tra web, desktop e mobile già dall'inizio? Per alcune sì, per alcune cose sì, per altre no. Tendenzialmente una interfaccia che abbia a disposizione, come nel caso di un mobile, uno spazio minore, tenderà lo stesso task, la stessa attività, a svolgerla più lungo l'asse dei tempi. Cioè bisogno di più passaggi per arrivare allo stesso risultato. Mentre invece sull'interfaccia più ampia, potrebbe essere un programma, una pagina web, ho più spazio e quindi l'utente raggiunge lo stesso risultato in un numero minore di passaggi. Nel senso che i dati che fornisco, immaginiamo l'invio di una mail, ho tutto a disposizione della stessa videata, destinatario, ICC, l'oggetto, il corpo della mail, eccetera. La stessa cosa se scriviamo su un dispositivo mobile, allora prima devo aggiungere destinatario, allora piace sul più, vado a cercare il rubrico, lo trovo, e quindi ho fatto un sottotask che invece sul programma di posta elettronica scrivevo direttamente nel campo tool, l'autocompletamento mi pescava dalla rubrica, ma sempre all'interno della stessa pagina. Quindi succede che in funzione dello spazio disponibile, avendo meno spazio impiego più tempo o più passaggi logici, e quindi anche il mio caso d'uso si poi articola su una serie di passaggi. Quindi già la scrittura del caso d'uso, a livello, non a livello di summary sicuramente, ma a livello di user goal, potrebbe già tenere conto, se lo sapessimo, se avessimo dei vincoli, di queste differenze, che vuol dire che magari quel caso d'uso ha due realizzazioni diverse, due descrizioni diverse, in funzione del tipo di canale, no? O interfaccia verso cui viene posizionato. Poi c'è un'altra differenza tra il desktop e tutto il resto. Vantaggi di interfacce desktop, che la settimana scorsa, attraverso un sondaggio abbiamo visto che vengono usate sempre meno, sondaggio proprio alla buona così in aula, facendo esempio del programma di posta elettronica,
hanno un grosso vantaggio, che hanno il pieno controllo della vostra macchina, possono installare ciò che vogliono, possono salvare ciò che vogliono, possono funzionare senza la rete e non devono dipendere dai ritardi di connessione in rete, internet, che vabbè, sarà sempre più veloce, ma comunque non sarà mai vero. Mentre invece le altre due piattaforme devono tener conto del fatto che loro non sono altro che la punta dell'iceberg di un'applicazione che sta invece da un'altra parte. E quindi il tipo di cose che possono fare tende a essere più semplice, più stereotipato, mentre l'applicazione desktop invece può fare cose anche molto più ricche, più sofisticate, insomma. E quindi può spendersi di più. Ma poi, tenendo ferme queste differenze, sono proprio differenze fisiche, se vogliamo, di velocità d'accesso, di velocità dell'interfaccia, eccetera, poi scopriamo che questi tre mondi si somigliano, nel senso che un bottone è sempre un bottone, parlando proprio di interfaccia. In tutti e tre i mondi c'è la possibilità nell'interfaccia, nei fondi, di fare bottoni che l'utente può cliccare con scritto su OK. E quindi ci sono molti elementi di interfaccia che poi sono comuni o molto simili. Questo è poi un vantaggio perché dal punto di vista cognitivo permette all'utente di riconoscere a colpo d'occhio di che cosa si tratta. Adesso non andremo a chiaramente fare le differenze tra tutti e tre i tipi, teniamo presente che diciamo buona parte degli esempi di progettazione che faremo li faremo probabilmente immaginando più un'applicazione web che nel caso dei sistemi informativi sono il canale più diffuso attualmente. Nel caso ci venissero dei dubbi potremmo magari ricordarci che esistono anche gli altri canali. Allora dicevo, procediamo, iniziamo avendo capito l'esigenza dell'utente come proprio metodologia di progetto, iniziamo da un prototipo. Iniziamo a costruire qualcosa che possa essere valutabile. La progettazione settata sull'utente non parte chiedendo all'utente delle informazioni e poi progettando senza più sentire l'utente. In teoria va sempre continuamente gestito il confronto con quelli che saranno gli utenti, per essere sicuri di costruire qualcosa che diciamo, sia anche validato dagli utenti stessi. E questo si fa attraverso degli strumenti pratici, anche molto semplici a volte, che evitino il rischio di dover costruire un sistema complesso e tornare dopo 6 mesi dall'utente e dire ecco, l'ho fatto, adesso provalo. No? Che è chiaramente un modo molto dispendioso di avere un feedback dell'utente. Costruisco il sistema, quando è finito te lo faccio vedere. In realtà ci servono degli strumenti affinché l'utente possa dire la sua, anche non esplicitamente, quando il sistema non è ancora funzionante, non è ancora pronto, non è ancora neanche stata fatta una videata, non è ancora neanche stato il database, ma sulla base della progettazione che sto facendo mi sono immaginato un certo tipo di interfaccia e voglio capire se l'utente questa può far piacere. Allora questo si fa attraverso appunto un ventaglio di tecniche che vanno tutte sotto il nome di prototipazione, cioè qualcosa che non è ancora finito, è una prototipo, come dice il termine, il primo esemplare incompleto, che però in qualche modo permetta all'utente di giocarci come se fosse vero. Per cui non potrò chiedere all'utente ma ti piace la spaziatura tra queste due icone? Oppure la vorresti più vicino o la vorresti più distante? Non è questo chiaramente il tipo di valutazione che posso fare. Però posso fare due gruppi di utenti a cui farò provare la prima metà un prototipo con le icone più vicine, la seconda metà un prototipo con le icone più lontane e vado a vedere il tempo che ci mettono, la soddisfazione che danno e riesco a capire se questo mio dilemma di progetto, cioè la distanza tra le icone, dal punto di vista degli utenti viene percepito come una cosa del tutto irrilevante oppure c'è una differenza significativa nell'usabilità data da quella. Allora, e questo è un percorso che possiamo fare lungo tutto il flusso di progettazione e realizzazione. Se vedete alla sinistra di questa freccia qua sotto si parla del documento dei requisiti, c'è il nostro punto di partenza, che contiene il caso d'uso, e poi andiamo avanti fino ad arrivare al sistema online finito con una serie di passaggi che poi in funzione del tipo di
di prodotto potranno essere diversi, ma qui ci fa vedere che ad ogni passaggio di progettazione c'è comunque qualche cosa a livello prototipale che può essere testato, può essere valutato, e man mano che si va avanti ovviamente sarà sempre più preciso, sarà sempre più completo. All'inizio è uno schizzo, poi più avanti è proprio una demo dell'interfaccia, e questo può dare indicazioni all'indietro su tipicamente correzioni, azioni correttive del tipo: no, questa cosa pensavamo che funzionasse, quando abbiamo cominciato a mettere il prototipo in mano agli utenti abbiamo visto che non l'hanno capita, non ha funzionato, e allora torniamo indietro a modificare qualche cosa. Quindi questo, prototipi che sono un termine molto usato e abusato, io qui ho provato a riportare una piccola tassonomia di quali sono le caratteristiche di questi prototipi, che poi vedremo in pratica che possono essere cose molto diverse. Secondo queste sei macro categorie, poi non è una classificazione diciamo così standardizzata, ho cercato però in questo modo di raccogliere in queste categorie, no, ciò che si dice e ragionamenti che si fanno a proposito di questi tipi di artefatti, di cui noi chiaramente poi andremo a sviluppare, sceglieremo di sviluppare nel corso un tipo particolare di prototipo, che sono i cosiddetti mock-up di interfaccia. Ma ci arriviamo, vediamo quali sono i tipi di prototipi. Innanzitutto lo scopo, cioè perché faccio un prototipo? Allo scopo più semplice, quello più preliminare di tutti, è capire il ruolo che può avere un prodotto che sto pensando sugli utenti. Cioè, una cosa che può servire, ho avuto l'idea del secolo o del millennio. Quasi tutte le mattine mi sveglio così. Poi il 90% dei casi, o il 99% dei casi, l'idea che ci sembrava del millennio, se quando ne parli con qualcuno, ti dice questa è una cagata pazzesca, e quindi la si perde. Però come fai a avere questo feedback? Fai vedere qualcosa. Quando riesci lo racconti, ma tante volte raccontare non basta. Allora, prototipi che servono così, per buttare sul campo un'idea nuova e capire se questa può avere un interesse, no, da parte degli utenti. Oppure ovviamente si va più avanti, nel momento in cui sto già progettando un sistema, devo fare le scelte di interfaccia. Allora, è meglio un modulo con tanti campi, più complicati, tutto in un'unica videata, tutti più stretti, schiacciati, così l'utente ha una visione d'insieme, oppure è meglio frammentare quei dati in più videate successive? Ci verrebbe da dire tutte e due, oppure dipende, no? Come facciamo a priori? Allora, facciamo qualche prova, perché dipende, ma veramente dipende, dipende dall'utente, da cosa ha in mente l'utente. Se voi prendete un sistema come un sistema operativo, un Windows ad esempio, ha in molti casi, immaginate quando installate un programma, la metodica ha videate in cui, quelle che loro chiamano in inglese Wizard, i maghetti, no? O in italiano le tradotte come autocomposizione, chiedetemi perché, cioè la metodica in cui l'interfaccia ti chiede un pezzo alla volta le domande avanti e indietro, con le faccioline avanti e indietro, e poi alla fine termina e fa quello che deve fare. Questo richiede che l'utente non si debba sforzare particolarmente, no? Deve rispondere a una domanda solo per volta, dopodiché, per inciso, questo automatismo, questo modo di lavorare è sfruttato tranquillamente da chi vi vende software non voluti, virus, cavalli di Troia, eccetera, per cui le persone cliccano su avanti senza neanche più leggere, a un certo punto lì in mezzo, senza che mi accorgessi, c'è una domanda del tipo: vuoi installare questi altri 8 software che poi non riuscirai più a disinstallare, o se sì, avanti, avanti, avanti. E questo purtroppo sono conseguenze non volute di una certa scelta di interfaccia. Ma mentre invece magari per un'altra tipologia di utenza, un utente magari più esperto, ne so, uno che deve inserire i dati di una fattura, e beh, ha piacere magari di vederli tutti insieme, per dare una vista d'insieme, devo vedere tutto e non un passo alla volta. Perché cognitivamente io so che quello è un oggetto unico e so già quali caratteristiche dovrà avere, non ho la fatica di scoprire passo passo quale sarà la domanda successiva, e quindi sono anche più veloce. Però dipende, possiamo fare ragionamenti così a priori, secondo me è meglio farlo così o è meglio farlo così? Ecco, secondo me è la condanna di tutte le interfacce. Allora, sentite qualcuno che vi dice secondo me è meglio così, prendete le distanze, veramente non fatelo più amico. Perché sì, a volte magari uno deve prendere delle decisioni.
però dico, vabbè, tiriamo a caso. Tiriamo a caso è meglio che secondo me, perché avere delle convinzioni a priori che una cosa sia meglio in un modo piuttosto che in un altro, senza aver neanche l'idea che la dovresti validare. Magari non hai tempo, non hai voglia, non hai soldi, allora non la validi, ma lo sai che hai fatto una scelta arbitraria. Quindi tutte le scelte che si fanno, ma lo vedrete settimana prossima in laboratorio, dove su qualunque piccola scelta ci sarà chi dice così, chi dice cos'ha, e litigate per delle ore sul fatto che questa cosa qua sia meglio più in alto o meglio più in basso. E fino a quando uno non fa non mette in campo un processo di testing vero, non potrà decidere chi ha ragione o chi ha la soluzione che è più adatta al tipo di utente. Noi questo percorso qui di validazione, di user-centered design, non riusciamo a farlo, porterebbe l'argomento del corso troppo lontano. Sappiamo che ci manca un pezzo, ok? Io oggi cerco di darvi degli ingredienti per capire cosa ci manca, no? In termini di processo. E poi c'è l'ultimo passaggio, quando il prototipo è già nelle fasi finali, che è quello di valutare un'implementazione vera e propria. A me viene in mente un esempio di una funzionalità che c'è praticamente in tutti i siti web, ma funziona in modo diverso per ciascuno di essi, che è l'autocompletamento. Voi cominciate a scrivere in un campo di testo e il sito vi completa le parole che state per scrivere, no? Non pensatelo sul mobile, pensatelo sul sito web. Quando cerchi su Google, cominci a cercare le parole e ti... ecco, andate, fateci caso su Google, su Facebook, quando cerchi, ormai è standard di tutti i siti, se scrivi in una casella di testo non ti compare completamente, dici che qualcosa non funziona, no? Oppure il sito è vecchio. Fateci caso la prossima volta che lo usate, dove vengono scritte i possibili completamenti. Alcuni lo scrivono dentro la casella di testo, altri te lo scrivono sotto con una tendina, alcuni evidenziano, ti scrivono già anche nella casella di testo la parte dopo, magari evidenziato, magari non evidenziata. Se batti in via a un certo punto ti mettono il primo completamento che trovano, oppure ti mettono solamente la parte che hai scritto. Ognuno lo fa in modo diverso. Ognuno avrà deciso che quel modo lì era, spero, il migliore che ritenessero tra i modi possibili. Spero che non l'abbiano fatto perché è il primo che gli sia venuto in mente. Questo qua è un aspetto molto di dettaglio. Cioè, un conto è dire all'utente, ma questa interfaccia qui la vuoi con l'autocompletamento o no? Cosa vuoi completare? È un livello di interfaccia. Il livello di dove metto le cose, cosa metto in grassetto, dove sposto il cursore, è una cosa molto più a livello di implementazione, di cui chiaramente mi preoccupo quando sono poi molto avanti col prototipo, già qualcosa quasi completo. E quindi degli aspetti tecnici specifici. Voi pensate che questa cosa qua, Google la fa di continuo. Forse non solo Google, ma loro sono quelli che la raccontano di più. Cioè, loro vogliono testare delle cose, ma che vanno proprio anche solo dalla spaziatura tra le righe a un'icona leggermente diversa, a un bottone messo in un posto leggermente diverso. Per cui loro cosa fanno? Implementano delle variazioni e poi a campione, che ne so, sull'1% degli utenti, gli fanno vedere la versione cambiata. E poi hanno talmente tanti utenti per cui statisticamente vedono se gli utenti a cui è stata fatta vedere la versione cambiata hanno un comportamento migliore in termini di tempi di risposta, di errore, eccetera, migliore rispetto alla massa degli altri utenti. E noi riescono, c'è proprio un ufficio apposta che di fatto mette in coda tutti i vari esperimenti che si possono fare, noi dobbiamo farne tre insieme, e poi raccoglie i risultati. E questo è un modo di fare user testing, in questo caso su grandissimi numeri, a livello di implementazione. Perché c'è un'implementazione funzionante. Quindi è un prototipo di una funzionalità diversa all'interno di un'implementazione che funziona. E infatti il prototipo, dal punto di vista della copertura, può essere un prototipo, qui è chiamato globale o locale. Se io posso pensare di farti vedere un prototipo dell'intero sistema, con tutte le funzioni, ci giochiamo, magari alcune di queste funzioni sono solamente abbozzate, ma perlomeno ti do un'idea del sistema nel suo complesso. Oppure posso andare nello specifico a scegliere alcune parti e fare dei prototipi che si concentrino di più su quelle parti lì. È una questione di quante funzioni decido di valutare.
se io ho 100 requisiti funzionali, di cui 80 penso che non siano particolarmente problematici, ma gli altri 20 richiedono dall'utente un percorso più complesso, beh, magari no, mi concentro su quei 20. È chiaro che c'è sempre un compromesso di costi e di tempi, no? Dici, ma globale è sempre meglio, cioè, faccio tutto, è sempre meglio che fare un po', e vabbè, però dipende un attimo quanto tempo ci vuole e quanto è il costo. E quindi fatto, rientra nei compromessi della gestione del progetto. Un'altra variabile è la fedeltà. Ci sono prototipi cosiddetti ad alta fedeltà, che tipicamente sono videate, già disegnate in grafico, disegnate con qualche programma, che sono praticamente identiche a come verrà fuori l'interfaccia finale. Però questo già richiede che tu abbia già fatto tutta la progettazione grafica, il layout, eccetera, nei minimi dettagli. Oppure ci sono dei cosiddetti prototipi a bassa fedeltà che possono andare da schizzi fatti a mano, su fogli di carta. Vanno già benissimo per un certo tipo di valutazione utente. Il disegno è fatto a mano, di come penso l'interfaccia, te lo faccio vedere e ti dico, secondo te questo cosa fa? Questa parte di interfaccia cosa fa? Qui cosa ci devi scrivere? Ma è chiaro che su un pezzo di carta non posso schiacciare, far venire giù la tendina, far comparire il menu. Magari in realtà posso avere il secondo foglio di carta col menu che è comparso. Se clicchi qui cosa succede? Ma secondo me viene fuori il menu. Bravo. Il menu sarebbe questo. E le voci del menu che cosa fanno? Bassa fedeltà, chiaramente. Non è molto fedele un pezzo di carta rispetto all'interfaccia vera e propria. Ma sicuramente costa molto meno, è più flessibile, tutto sommato, e comunque ti dà un'idea del meccanismo di funzionamento dell'interfaccia. Vabbè, qui parla di competenza funzionale, che è abbastanza simile come categoria rispetto alla copertura di prima. Non so leggere tutto, parla di competenza orizzontale o verticale. Nel senso orizzontale si dice copro in modo più o meno uniforme molte funzioni. Verticale significa copre in modo molto approfondito poche funzioni. Qui c'è questo termine diagonale che alcuni usano per dire io copro in modo generico la maggior parte delle funzioni e poi però ne scelgo alcune che vado a approfondire, che sono quelle, come dicevamo, più critiche. Questi prodotti possono essere statici, dinamici e interattivi dal punto di vista. Chiaramente se il pezzo di carta è statico, non cambia. La differenza tra dinamico e interattivo è che dinamico è qualcosa che cambia, che si muove, ma non è detto che si muova in risposta precisa alle azioni che fai tu. Adesso, un video. Un video di come l'interfaccia va avanti, dei passaggi, è qualcosa di dinamico, ma non è interattivo, perché non puoi cambiare in modo più evolve. La presentazione PowerPoint, che ti fa vedere varie videate, anche. Interattivo è quando effettivamente il percorso che prende la dimostrazione, il test, il prototipo, dipende da ciò che l'utente fa. E di fatto siamo già molto vicini ad avere un'implementazione, magari un'implementazione quasi completa dell'interfaccia, che magari lavora con dei dati inventati perché è sganciato dal database. Ma è comunque qualcosa già di abbastanza avanzato. Poi ci sono, questo attributo chiamato durabilità, per quanto si pensa che duri il prototipo. Nel senso che ci sono dei prototipi che sono usa e getta. Prendo per fare un esperimento, faccio un prototipo, lo testo e dopodiché l'unica cosa che mi serve sono i risultati di questo test, che mi sono serviti per capire magari come implementare una certa funzione. Poi quella funzione diventa il modo di implementarla, lo replicherò magari in 20 posti all'interno del sistema informativo, ma il prototipo era più astratto, era più generale. Oppure, l'ultima categoria, quello operativo, c'è un prototipo che in realtà è uno stato di avanzamento del prodotto vero e proprio. Quindi un prototipo che gradualmente evolve, si trasforma e poi diventa il prodotto. Questo è un percorso possibile, cioè del prodotto molte delle tecniche di sviluppo agile del software che oggi vanno di gran moda, soprattutto nel campo dell'ICT, delle applicazioni web e mobile,
è quello di dire cerca di arrivare il prima possibile a qualcosa che funzioni, che magari fa il 5% di quello che dovrà fare, ma comincia a funzionare, comincia a testarla, poi via via lo migliori. Però hai già un prototipo iniziale, altamente non funzionale, mancano molte funzionalità, ma esistente. E si può usare per testare via via, incrementalmente, le varie funzioni che aggiungi. Quindi quel prototipo a un certo punto dirai, ok, 1.0, questo è l'applicazione. Ma fino al giorno prima era solamente un prototipo. Vabbè, che faccia hanno questi prototipi? Beh, si parte di solito da una cosa del genere, no? I cosiddetti schizzi back of the envelope, oppure che tante volte capita che vado a finire sul primo pezzo di carta che hai sotto mano, tipo una busta, oppure un fazzoletto, un tovagliolo, no? Che danno un'idea generale delle, in questo caso, delle relazioni che ci sono e dei percorsi che dovrà fare l'utente. Questo quasi sempre è il punto di partenza. È chiaro che questo non usiamo con degli utenti veri, ma è comunque un primo abbozzo, in questo caso, dell'architettura di navigazione di un sito. E poi questo viene via via raffinato, no? Questi sempre schizzi fatti a mano che ipotizzano delle possibili videate all'interno di un'applicazione e le frecce che ipotizzano i percorsi all'interno di queste videate. Quindi l'utente è qua, clicca questo, poi vedrà quest'altra cosa, se tocca questo bottone torna indietro, quest'altro bottone tornerà indietro, eccetera. È chiaro che non sono autoesplicative queste cose, perché se uno si perde il contesto in cui sono state fatte, non capisce più che cosa sono, perché sono altamente semplificate, no? Cioè... Però sono dei primi passaggi, che possono servire inizialmente come test interno e poi magari anche come test con qualche gruppo di utenti. E qui facciamo già delle scelte, eh? Quindi le scelte che stiamo facendo è quante videate mostriamo, come sono collegate tra di loro e quali informazioni c'è in ciascuna videata. E quante videate, quanti passi facciamo è molto legato a quali sono i passi del nostro caso d'uso. Perché ogni passaggio deve mostrare certe cose, richiedere certi dati, e quindi sarà un'impostazione diversa dell'interfaccia. Che è la controparte. Quando passiamo al caso d'uso abbiamo detto cerchiamo di pensare solamente a che cosa, non ancora al come. E qui stiamo pensando al come. Come contenere i dati del che cosa, del caso d'uso. E qui idem un altro, che sono esempi che ho un po' trovato in giro, di altri tipi di storyboard, che fanno vedere una serie di videate, si chiama storyboard perché sono proprio una narrazione di una storia, in cui attraverso una serie di videate legate in sequenza. Non è la singola videata, il dettaglio della singola videata, di come funziona questo link, ma è come si relazionano tra di loro queste parti. Tra l'altro, prendendo questo, senza entrare nel dettaglio di cosa potrebbe essere questo storyboard, quello che è noto è stata fatta una scelta di mantenere questo CD shop la parte sinistra sempre uguale e la parte destra cambia. È un modo. Mantengo, se vogliamo, il titolo e il menu di sinistra costanti e il contenuto, beh, in questo caso probabilmente qua c'è un'immagine decorativa, il contenuto invece cambia in funzione del passo che sto compiendo. Ecco, questo nella bruttezza, nella semplicità di questo elemento mi ha già costretto a dire che questo è il titolo e questo è il menu. E non posso interpretarlo in un modo tanto diverso. Sia perché questa è l'unica cosa che rimangono sempre uguali. Questo è sopra, in alto, occupa tutta la larghezza, quello è il posto del titolo. Non ci metto altre cose di sopra. Sto usando delle convenzioni a cui siamo abituati. Questo a sinistra cosa può essere? Bah, alla prima vista potrei non saperlo, potrebbe essere una descrizione, potrebbe essere... Però ho delle voci che vedo a volte sottolineata la prima e a volte sottolineata la seconda. Allora, effettivamente mi sta dicendo
le voci del menu a cui si riferisce il contenuto della destra, a destra. Cioè bastano pochissimi indizi affinché la nostra mente classifichi delle informazioni in un certo modo. Non c'è bisogno di scrivere il menu davanti. Se vi accorgete che c'è bisogno di scrivere il menu, vuol dire che l'avete fatto male, che non è riconoscibile a colpo d'occhio. È chiaro che riuscire a creare cose di questo genere richiede esperienza, richiede professionalità in questo campo. Sapere già, è molta esperienza, sono dei libri, di studi, e ti dicono, guarda, negli ultimi 20 anni abbiamo scoperto che è meglio le cose mettere a sinistra, il menu mettere a sinistra piuttosto che a destra. A me non verrebbe mai in mente di metterlo a destra, forse perché siamo abituati a vederlo a sinistra, però quello è un punto d'arrivo, ecco, non è un dato di fatto, non c'è nessuna legge che ti obbliga, a meno che non siamo nei paesi arabi. E come fai a dire che qualcosa è meglio di qualcos'altro? Cioè, una volta che ho il prototipo, cosa me ne faccio? Devo cercare di capire, prima dicevamo, se gli utenti preferiscono l'uno o l'altro, se è più usabile l'uno o l'altro. Ok, più usabile non vuol dire niente. Finché non lo declino con una serie di valori quantificabili. Ad esempio, un valore facilmente quantificabile è l'efficienza. Quanto tempo ci mette un utente a fare una cosa? Su due gruppi di utenti c'è un gruppo che è significativamente, statisticamente più veloce dell'altro? Se sì, quell'interfaccia è più efficiente, perché permette all'utente di arrivare allo stesso risultato nel tempo minore. Oppure l'altra metrica molto importante è la frequenza degli errori. Diamo per errori di due tipi, cioè fatto l'errore che poi l'utente corregge oppure l'errore che poi l'utente non corregge perché non se ne accorge. Nel primo caso è una perdita di tempo, supponiamo che ovviamente l'interfaccia ti permetta di correggere le cose dopo le inserite, e nel secondo caso invece è un errore più grave perché un dato sporco entra nel sistema, un dato errato entra nel sistema, cancella qualche cosa per sbaglio, eccetera. Quindi ci sono interfacce che ti impediscono di più di fare degli errori, altre invece che mi ricordo ancora, infatti poi dopo l'ho disinstallata, c'era un'applicazione, tanto per fare un esempio sugli errori, un servizio che io spesso si chiama TripIt, che serve per organizzare le informazioni di quando fai un viaggio, quindi ci metti dentro le prenotazioni e fa di fatto il piano di viaggio, no? Ti dice ok, quest'ora sei in questo posto, prendi questo volo, prendi questo treno, prendi questo albergo, eccetera. E su PC lo uso normalmente. Ho provato a usare l'interfaccia mobile su tablet, semplicemente poi avevo inserito un dato che dovevo cancellare, apro il menu sul tablet e c'erano due voci vicine, la prima della quale era cancella questo elemento, la seconda era cancella l'intero viaggio. Una è delete item e l'altra è delete trip. Qui capite che col dito sono andato su quello sbagliato. Tranquillo, ho perso tutto. Verso l'intero viaggio con tutto, appena che era poi finito, allora non serviva, ma erano la versione stampata. Però in quel caso è un piccolo errore, che l'utente seleziona la voce sbagliata del menu, se la voce del menu ti dice inserisci, ti viene una videata di inserimento e ti dice ma che cos'è sta roba, torna indietro. Ma se cancella tutto, magari una conferma in più, oppure mettere in un posto un po' meno accessibile, un po' meno vicino al menu dove c'è inserisci, cancella elemento, poi insieme cancella tutto, poi aiuto, poi cioè, impostazioni, tutto allo stesso livello, non va bene. Quindi ci sono interfacce che inducono proprio in errore. L'elemento di soddisfazione è più soggettivo, si può raccogliere attraverso questionari, in non molti altri modi. Cioè, molte volte sarà capitato navigando sui siti, ah, stiamo valutando il miglioramento di questo sito, hai voglia di spendere 5 minuti a rispondere a un questionario? Poi mi stupisce sempre che le domande che ti fanno non c'entrano niente col sito, ma più magari col prodotto. Quindi esistono all'interno delle metodologie di progettazione delle metriche e dei modi per andare a misurare questi dati che ci permettono poi di fare delle scelte, prendere delle decisioni in modo, diciamo così, ragionato.
Ok, il tipo di prototipo che useremo noi prende il nome spesso di mock-up oppure di wireframe. Queste due videate sono due videate che rappresentano lo stesso tipo di interfaccia utente, ho buttato giù un po' di elementi più o meno a caso. Wireframe sta per pezzi di ferro, no? Cioè io non faccio una statua, non faccio un mobile, non faccio una borsa, non la completo, però col fil di ferro mi metto sullo scheletro, in modo che si possa vedere, no? Preso dal design, si possa vedere quali sono le sue forme, i suoi ingombri, la sua maneggevolezza, eccetera. Ecco, wireframe è la stessa cosa, ti do la struttura, ti do gli elementi, non ti metto tutto, non ti metto a posto i font, non ti metto a posto i colori, non ti metto a posto l'ombreggiatura, non ti metto a posto le icone, non ti metto, ma ti dico quali elementi ci sono. Così tu ti rendi conto gli spazi, gli elementi, la maneggevolezza con questi stessi concetti. A volte si usa anche il termine, anzi, in realtà si usa forse di più, mock-up, cioè abbozzo, sbozzatura. E il tool che useremo, che si chiama Balsamic, o Balsami, che non so dove sia l'accento, ti permette di disegnarli in entrambi i modi. Questa è esattamente la stessa cosa in cui ho cambiato lo stile di visualizzazione, quella di destra lui lo chiama wireframe, quella di sinistra mock-up. Questa di sinistra appositamente cerca di dare un effetto quasi del disegnato a mano, no? Mentre questa di destra cerca invece di dare un effetto quasi finito ma molto molto semplice, snello, lineare. Dipende un po', tipicamente è proprio solo un aspetto grafico, però se tu dai all'utente in mano una cosa sbozzata, bloccata, ma disegnata in questo modo, lui lo tratta come uno schizzo concettuale. Mentre questo ha un aspetto un pochino più finito. Allora mi aspetto quasi che funzioni. E allora in fasi diverse, proprio anche diciamo, il linguaggio in cui è scritto, no? La carta su cui lo stampo, diciamo, fa sì che l'utente lo percepisca in un modo diverso. E quindi tu lo possa usare per andare a estrarre informazioni di tipo diverso. A parte questo, diciamo così, questi termini spesso sono usati in modo abbastanza intercambiabile. Poi la precisione, qui rientra nel discorso del livello di dettaglio, il disegno di sinistra viene percepito come un prototipo più a bassa fedeltà rispetto a quello di destra. Tanti prototipi possono essere fatti di carta. Ma qui c'è un esempio di un signore che si è stampato un certo numero di iPhone vuoti sulla carta, ritagliati, e poi all'interno di ciascuno, a mano, ha disegnato delle possibili interfacce, icone, che erano tutte le possibili videate della sua applicazione. Può far sorridere, ma è utilissima una cosa del genere. Uno, perché puoi fare il testing davvero, metto questo, schiaccio questo, poi cosa compare? Compare quest'altro, eccetera, no? Due, perché poi quando lo dai in mano agli sviluppatori, sanno già cosa devono fare, non devono capirlo da una descrizione che è scritta in un documento di specifica. Sì, c'è la specifica, ma c'è l'idea di come dovrà venire fuori. Magari sarà lo stesso sviluppatore che dice no, ma sta roba questa qua non si può mica fare. Sono estremamente comunicative queste cose. Oppure ci sono i prototipi, ad esempio, fatti in PowerPoint. Questo è un prototipo di un orologio, ma adesso va tanto di moda queste cose, in cui io ho tratto due pezzettini della presentazione PowerPoint, in cui nelle varie slide della presentazione ci sono, diciamo, videate diverse di questo orologio. E col minimo di capacità di animazione che ha PowerPoint, sapete che in PowerPoint voi potete mettere dei link, per cui cliccando su un bottone, su un pezzo dell'immagine, ti può portare alla slide 27 o alla 22, no? Allora, con questo si riesce già a emulare un pochino il comportamento dell'interfaccia. Allora, se l'utente che clicca qua su quest'area, magari cliccando su questo ti porta a questo. Cliccando su uno di questi bottoni ti porta un'altra slide. Quindi, per carità, è molto
approssimativa, però è già qualcosa di più, ha già un minimo di interazione. Più. Questi bottoni qua invece sono fuori dall'interfaccia e servono a emulare eventi esterni. Cioè SMS ricevuto, se questo qua è collegato anche con un telefono, e non è che tu dici al telefono che hai ricevuto un SMS, è contrario, è asincrono l'evento. L'SMS viene ricevuto e di conseguenza il telefono cambia interfaccia. Allora, a livello di simulazione come faccio a farlo vedere? Se è di carta, dico, oh guarda, è arrivato un SMS, e dico il pezzettino diverso. Se invece qua è il PowerPoint, dico, guarda, è arrivato l'SMS, schiaccia qua per vedere cosa succede. Quindi sono simulazione di eventi esterni. Sono tecniche molto semplici, però ci permettono già di giocare con la nostra idea, ma mesi prima che ci sia qualcosa di funzionante. E di provare a scartare idee, prove. Ci giochiamo prima noi, non ci piace. Quando ci piace lo facciamo giocare a qualcun altro, non gli piacerà, lo modificheremo, eccetera. E quindi esistono in realtà molte risorse per fare queste cose. Ad esempio questa qua è un'immagine che ho trovato su questo sito qua, che ha un'immagine pronta per essere ritagliata, cioè voi la caricate in Photoshop in qualche programma di disegno, volete fare il mock-up dell'applicazione su iPhone, allora potete prendere questo, ritagliare proprio il pezzo di immagine per copia e incolla e disegnarla. Tanto alla fine le interfacce moderne sono fatte riusando sempre gli stessi tipi di elementi, no? E quindi hai già i pezzi. In italiano stencil, già stencil era quello, ricordate, per quando disegnavi avevi le forme da ripassare per le letterine eccetera, non so che sia un nome italiano, e questo disegni chiaramente usando i pezzettini che il sistema operativo ti darebbe. Hai la cornice, le dimensioni in pixel sono giuste e quindi devi semplicemente spostare le cose, oppure usi un programma più evoluto apposta per farlo, ma questo è già proprio il livello, potresti usare Paint di Windows per fare questa cosa qui. Quindi, quando andiamo a progettare queste cose, a quanti livelli ragioniamo? Per lo meno a 3 livelli, e adesso poi possiamo provare a fare qualche esercizio di applicazione di queste cose. Il livello più alto è quello, cosiddetto, l'architettura dell'informazione. Cioè, tutte le funzionalità del mio sito, dove le mappo? In quale parte dell'applicazione? La funzionalità è una... Immaginate il documento dei requisiti, è un documento tipicamente piatto. Cioè, il sito deve fare 183 cose. Per comodità mia, queste 183 cose te le ho divise magari in aree funzionali. Ma non c'è scritto nessuna parte che le aree funzionali in cui ho raggruppato i requisiti debbano corrispondere alle aree dell'interfaccia. Anzi, tipicamente no. Perché altrimenti si rischia di fare, come abbiamo già visto nell'esempio del Politecnico la volta scorsa, un'interfaccia la cui struttura dell'interfaccia rispecchia l'organizzazione che la produce e non rispecchia le funzioni percepite dall'utente. Quindi, uno dovrebbe prendere le varie funzionalità e dire, ok, queste qui come le rimescolo, come le raggruppo in categorie percettibili e utili agli utenti? Qual è il menu di primo livello? Qual è il menu di secondo livello? Come chiamo le voci del menu? Possibilmente cercando di evitare termini gergali, tecnici o non noti. Come faccio a fare in modo che all'interno di un menu le varie voci siano tutte allo stesso livello di dettaglio? E non una molto più dettagliata dell'altra, per cui alla fine l'utente poi non riesce più a orientarsi. È un po' come fare architettura, cioè se tu dovessi costruire una città, dove metti le strade principali, dove metti quelle secondarie, come le organizzi, in modo che chi ci vive dentro sappia orientarsi, anche se è la prima o la seconda volta che ci viene. Lo fai organizzando la mappa del sito. L'architettura dell'informazione si occupa essenzialmente di 3 cose: la mappa del sito, i nomi da dare ai vari elementi, tipicamente i menu, e terzo, la collocazione delle varie funzioni all'interno della mappa. Cioè, una volta che ho fatto una mappa di questo genere, c'è una funzione per aggiungere un nuovo utente, so già dove metterla. Se la mappa del sito è fatta bene,
l'attribuzione di funzioni alle sezioni del sito diventa quasi naturale. Invece questo è un aspetto da bibliotecario quasi. E questo vede l'applicazione, il sistema informativo nel suo complesso. Ho usato 27 volte la parola sito perché, come vi dicevo, ho sempre in mente le applicazioni web, che sono quelle che vanno per la maggiore, ma potrebbe anche essere l'applicazione mobile oppure il programma da installare. Poi c'è il secondo livello, quindi ho deciso l'organizzazione generale, definisco un layout. Layout è spazio. Mentre l'architettura dell'informazione parla di uno spazio mentale, cioè di come colloco le informazioni e come voglio che il mio utente si faccia un modello concettuale dei servizi che offro, il layout è lo spazio fisico. Cioè dove metto le cose nella pagina. Il titolo lo metto in alto. Ok, quanto lo faccio largo? Alto, spesso? Allineato a sinistra, centrato, allineato a destra? Cosa metto a sinistra, cosa metto a destra? Metto un menu, lo metto orizzontale, lo metto verticale? Quanto spazio lascio alle informazioni, quanto spazio lascio ai dati, eccetera. E non è un aspetto solo estetico. C'è dentro molta estetica, ovviamente. Buon gusto, eccetera. Bilanciamento. E ci sono tante linee guida che ci possono aiutare. Ma dal nostro punto di vista, ogni spazio, ogni pezzo di interfaccia, ogni parte della pagina deve essere facilmente identificabile rispetto a queste due domande che ho chiamato valenza informativa e valenza funzionale. Ma mi sono inventato io questi termini. Valenza informativa, cioè che cosa contiene? Cosa ci metto lì dentro? Se ti faccio vedere un layout, scusate, come questo, sto andando avanti, ma cosa ci metto qua? Il titolo, cosa ci metto qua? Cosa ci metto qua sotto? Allora, devo sapere, vedete che anni di convenzioni e un layout fatto bene ti permettono di capire, senza ancora vedere, non c'è scritto niente. È un esercizio che è molto bello fare, almeno. Adesso piove, quindi può andare bene. Prendete un sito qualunque che conoscete e cercate nella versione cinese o giapponese, no? O di una lingua particolarmente non nota a voi. Per cui aprite quel sito e non ci capite nulla del singolo testo, ovviamente, ma vedrete che l'organizzazione, il layout, vi fa già capire come funziona. Vi permette di capire qual è il menu, qual è il titolo, qual è la voce, eccetera. Quali sono gli elementi interattivi, qual è il titolo, il sottotitolo, il titolo, il nome dell'articolo, eccetera, eccetera. Se è fatto bene, non avete bisogno di capire il contenuto per capire che cosa ci sta lì, per capire di che natura è questo contenuto. Se è fatto male, invece, non si capisce nulla. Anche per questo, molti mock-up del siti, di siti, no, per quando studi il layout, appositamente ci mettono del testo illeggibile. Se non ci mettono lo stesso testo che comparirà sul sito vero, perché altrimenti ti devia, perché se tu leggi scritto registrati, sai che bello, questo è, leggi scritto, diciamo, dei nomi di categorie specifici, allora sei orientato dal nome di quelle categorie che ti aiutano a capire che cosa dovrebbe essere quell'elemento. In realtà tu dovresti riuscire a capire che cosa deve essere quell'elemento, cosa contiene, senza ancora leggerlo. E qui ci mettono delle parole fasulle. No? Il famoso sito Lipsum, lo conoscete? Lipsum.com. Molti, tanto oggi non rispondo, che è un generatore di lorem ipsum. Li avrete magari già, non so se l'avete già visto in giro, spesso c'è un generatore di testo fasullo che visto da lontano sembra testo normale. Non è che puoi far camminare il gatto sulla tastiera, no? Perché poi viene fuori qualcosa che si vede che è artificioso, troppe lettere, questo funziona bene oggi. Per cui esistono dei generatori di testo che visto da una certa distanza sembra inglese, sembra italiano, sembra, ma in realtà è fatto di parole inventate. Adesso vedo qui
Cioè, ad esempio, un tipico passaggio è questo. Adesso qua non si rivede. No, quel paragrafo lì, allora io su Doro, su Lato, se questo sarà di shifting, eccetera. Sembra latino, non è latino. No? Non cercate di tradurlo. È semplicemente sillabe messe una a fianco dell'altra. Ci sono dei sigli, questo qua è inglese, ma che non vogliono dire nulla. Non provate a vedere, sono dei segni a posto, tengono spazio. Ok? E questo ci serve per diciamo, poter scindere il layout, l'organizzazione degli spazi dalla chiarezza del contenuto. Magari in più lingue, non ti interessa. E poi ogni spazio ha una valenza funzionale, cioè che cosa contiene, che cos'è e a che cosa serve, che cosa ci posso fare. Serve per fare il login, il menu serve per scegliere la sezione del sito in cui voglio andare. Il titolo serve a dirmi dove sono e se lo clicco a tornare nell'home page, eccetera. Quindi da come è messo, da dove è messo, quindi quanto è grosso, dove è messo rispetto agli altri, devo quasi sempre sono in grado di rispondere a queste due domande. Questo sulla macrostruttura, ma anche poi sulla microstruttura, quando faccio un modulino per l'inserimento, nome, cognome, eccetera, deve essere chiaro ogni pezzo di questo form, di questa parte di pagina in cui inserirò i dati, cosa contiene e che cosa serve. Okay? Facile da dire in generale, poi nella pratica ci si fa del male. Ecco, a che cosa serve? Serve per inserire, serve per leggere, serve per dare un comando. Se clicco quella cosa lì, la pagina scompare, vado da un'altra parte o rimango lì? Tutte cose a cui dovrei dare una risposta prima ancora di pensarci, se è fatto bene. Dopodiché c'è il livello più basso, che è quello più concreto, che è quello dell'interazione vera e propria. Cioè come l'utente può toccare questa cosa. Cosa ci può fare? Può scriverci dentro? Può spostarli? Può ingrandirli? Può riordinarlo? Può... E io qui ho provato a elencare i tipi di cose che puoi fare su un'interfaccia, che prescindono dai dati su cui lavori, no? Ad esempio, la prima cosa che puoi fare è vedere. Leggere, qui la domanda è l'utente cosa può fare con quel pezzo di interfaccia, con quel bottone, con quella parte di pagina. PowerPoint, quando sono in modalità presentazione, posso solamente leggere o visualizzare se sono delle immagini. Non posso fare altro adesso. In realtà posso fare un'altra cosa, opa, navigare, cioè andare avanti e indietro. In questo caso, questa interfaccia mi offre due cose. Posso vedere, cioè leggere, cioè che lui mi fa vedere, e spostarmi avanti e indietro. Bon. Se voglio fare altre cose, devo uscire dalla modalità presentazione, arrivare al programma completo, e allora lì potrò fare anche altre cose. Analizzare, cioè mi viene presentata una tabella di dati o un grafico, e questa non è leggere. Leggere è un paragrafo di testo, un articolo. La tabella non la leggo, non la leggete mai dalla prima riga all'ultima, quelli da sinistra verso destra. La ragionate per righe e per colonne. Quindi a seconda di cosa schiaffate voi sulla pagina, state dicendo all'utente che cosa ci deve fare. O meglio, che cosa ci può fare, perché poi se non c'ha voglia non lo fa e basta. Oppure potete permettere all'utente di inserire del testo. Allora, come fa l'utente a sapere se c'è del testo su una pagina, se c'è già una parte di testo, se lui può inserirlo, modificarlo oppure no? Sono tanti piccoli indizi, no? Ad esempio, di solito se c'è un bordino intorno, quel bordino delimita l'area in cui l'utente può scrivere. Se non c'è il bordino, si presume che quello sia testo che puoi solo leggere ma non puoi modificare. Poi il bordino può essere fatto in 50.000 modi diversi, cambiando lo sfondo, mettendo le sfumature, ma questi sono aspetti estetici. Oppure c'è un bottoncino a fianco, che è una matitina di solito, o qualcosa di questo genere, oppure ancora più esplicito un bottone edit per dire modifica questo. Ehm,
fatemi fare un esempio. Oggi è veloce, eh? Vabbè, facciamo per un attimo un esempio quando arriva, nel frattempo carico. Scegliere, c'è un elenco di possibilità, ne scelgo una. Sull'inserire testo o numeri, molto spesso l'artificio grafico per permetterti di inserire del testo è lo stesso che ti permette di inserire dei numeri. È tu che dal contesto capisci se quello deve essere un numero o deve essere il testo libero. Purtroppo sui numeri non c'è molto da fare. Oppure scegliere. Hai un elenco di voci, un elenco puntato, un elenco con delle caselle a fianco, hai un rettangolo all'interno del quale ci sono delle voci che puoi scegliere e ne scegli una. Attento, tra inserire e scegliere molte volte c'è tensione. È stata una, secondo me, degli elementi di interfaccia che ha fatto peggio negli smartphone, in particolare prima che ho uscito nell'iPhone, faceva antico. L'inserimento delle ore. Quando devi impostare la sveglia, cioè. C'era quella cosa bellissima da vedere che ruotava, però la rotella di destra che aveva 60 posizioni diventavi scemo prima di trovare quella giusta, no? Allora, avessi avuto la tastierina sotto da poter scrivere 35, facevo prima che non. Allora, questo qui è un trade-off tra inserire, cioè ti do la casella di testo in cui metti il numero, e scegliere. Ti do l'elenco di tutte e 60 le possibilità e vatti a trovare quello che ti piace. Meglio uno, meglio l'altra, meglio tutte e due, meglio. Allora se ho. Alla fine l'obiettivo è lo stesso. Cioè a livello di valenza funzionale, l'obiettivo è lo stesso, inserire i minuti. A livello di interazione cambia, perché il modo con cui ottengo quell'obiettivo funzionale è cambiato, è diverso. Poi ho delle operazioni anche di più alto livello. Ad esempio io qua cerco di distinguere tra ricerca e filtraggio. Immaginate di avere un elenco, o meglio, un database con 100.000 elementi, che ne so, il vostro catalogo delle parti, dei prodotti che vengono, che la vostra azienda usa, no? Che vanno dalla vita, dal bullone, alla flangia, eccetera. Ne hai 100.000. Come fai a trovare quello giusto? E essenzialmente hai due modi. Un modo è ricercare, cioè immettere delle caratteristiche che tu conosci di quel prodotto, e chiedere al sistema, dammi tutti quelli che corrispondono a queste caratteristiche. Quindi posso scegliere il peso, il prezzo, se lo conosco il codice, se lo conosco il fornitore, se lo conosco la descrizione o un pezzo della descrizione, metto dei dati che conosco e poi dico cerca. Questa ricerca può essere la cosiddetta ricerca libera, cioè una casella di testo in cui metto le cose e poi ci pensa il sistema a capire cosa voglio dire. Oppure la cosiddetta ricerca avanzata in cui ho tanti campi in cui vado a scegliere un campo per dire codice, un campo per dire fornitore, un campo per dire peso, colore, eccetera. Partendo da delle informazioni che conosco frammentare, mi dai l'elenco di tutti gli elementi che corrispondono a questa. E mi dai un elenco da cui scegliere a questo punto. Ma io l'elenco completo non te lo potrò mai dare perché è troppo lungo. Non è qualcosa che potrai scegliere. Oppure c'è un altro modo di fare ricerca che è il cosiddetto filtraggio. Cioè io ti faccio vedere comunque un pezzo di elenco. Poi tu mi metti dei filtri su alcune colonne e quindi io ti via via restringo sempre di più l'elenco che ti sto mostrando. Se voi pensate, questo è la tipica, cioè il tipico pattern da sistemi di commercio elettronico. Prendete Amazon, fa entrambe le cose. Le fa, poi qua arriveranno.
no? Ti permette di specificare un prodotto, ma nel momento in cui hai fatto una ricerca ti permette poi via via di restringere il risultato di questa ricerca, o modificando la specifica che hai dato, oppure filtrando certe categorie, tipicamente delle mostre sulla sinistra, adesso prima o poi riusciremo a vederle forse. Poi ci sono cose più specifiche, tipo selezionare un elemento, selezionare la, che so, pensate alla galleria di immagini, selezionare un gruppo, oppure del testo, selezionare una porzione di testo, oppure in alcuni casi sposti delle cose col drag and drop del mouse, oppure con lo swipe delle dita, sono già azioni più di nicchia, se vogliamo, forse sarebbero molte altre. Ecco, dal punto di vista dei sistemi gestionali sono le prime, no? Quelle più importanti. Mi sposto, cerco, inserisco. Non c'è cancellare. Cancellare è un'operazione di conferma. Cancellare qualcosa significa prima trovarlo e poi confermare che lo vuoi cancellare. E io su questo farei anche molta attenzione ai verbi. No, noi parlavamo l'altra settimana del, no, come esempio del registro elettronico. Allora, quando devo dare un voto, io non dirò mai nell'interfaccia inserisci nome e cognome, inserisci i dati dello studente. Non ci sarà mai un passo in cui dico inserisci i dati dello studente, che presuppone dal punto di vista dell'interfaccia di avere dei campi di testo in cui il docente, no, scrive il cognome e il nome dello studente. Uno, perché è inefficiente. Gli studenti di una classe saranno 30, no? Faglieli vedere e lui sceglie quello che vuole, perché lo obbliga a scrivere il nome? No? Gli fai vedere, cioè, se lui avesse il registro cartaceo il nome ce l'ha davanti. Tu gli dai il registro elettronico e anziché leggere il nome deve ricordarselo a memoria. E poi, comunque, quando scrivi Rossi Mario o Ferrero Paolo, che a Torino ce ne saranno 12.000, e magari in quella classe ce ne sono due. Allora, non è comunque, quell'informazione costa fornirla da parte dell'utente e comunque non è risolutiva, perché magari ce n'è più di uno. È comunque un passaggio in cui o ti faccio inserire la matricola, allora quello è un dato univoco, o se ti faccio inserire dei dati che poi non sono univoci, comunque ci sarà un passaggio in più. Allora, tanto vale che il sistema visualizzi un elenco e permette di scegliere da quell'elenco. È la modalità con cui vogliamo che l'utente interagisca. Ma anche nel caso dell'inserimento della mano, dice no, ma io voglio che l'utente, voglio semplificare l'interfaccia, che spesso vuol dire voglio semplificarmi il lavoro per farla, e chiedo al docente di inserire la matricola. Pericolosissimo. Perché la matricola è un numero che non parla da solo, non dice nulla, il fatto di un errore di battitura potrebbe dare allora il voto alla persona sbagliata. Allora, se decidessi che a un certo punto nella mia interfaccia per dare i voti c'è il passaggio, il docente inserisce la matricola, e sicuramente il passaggio dopo è il sistema visualizza il nome e cognome, i dettagli della persona, e il docente conferma che sia la persona giusta. Deve esserci questa conferma, perché il dato che ho inserito è troppo soggetto ad errore. No? E così via, in certo senso siamo noi che dobbiamo scegliere, pensando il modo con cui faccio inserire l'utente rende le cose più o meno facili, più o meno difficili, più o meno veloci, più o meno rischiose, a rischio di errore oppure no, e devo sempre chiedermi qual è il modo migliore per mostrare le cose all'utente. Vediamo se arriviamo. No, Amazon ha dormito, si è andato in time out prima di... Sono solo io da qua che non... E oggi non va avanti. Bene. Quali sono alla fine, gli elementi pratici che abbiamo a disposizione per poter fare queste cose, per poter offrire all'utente, perché queste sono azioni che l'utente può fare, cioè che noi vogliamo permettere all'utente. Come facciamo a permettergliele? Con degli elementi specifici all'interno dell'interfaccia utente, che prendono il nome, hanno preso il nome negli anni di controlli, oppure widget.
che è una parola che non vuole nulla, che non vuol dire nulla, no? È stato usato per dire cosette, no? Oggettini. E noi siamo abituati a tutti questi, no? Io qua ho raccolto alcune immagini. Questa era un'immagine che raccoglie i widget presenti, ad esempio, in Windows XP. In realtà queste sono, l'immagine non segge molto perché a fianco di ciascuno ci sono dei commenti, però vediamo i bottoni, ok, annulla, le finestre di dialogo, i campi di testo, i menu, le barre di progresso, le rappresentazioni ad albero, gli elenchi, la tabella, eccetera, gli slider, le barre di stato, le barre delle icone, tutti gli elementi che usiamo quotidianamente. Chi ha fatto il corso con me l'anno scorso, abbiamo usato una libreria grafica che si chiamava JavaFX, che ha al suo interno una libreria di controlli, per cui noi potevamo decidere di mettere un bottone, una serie di bottoni, bottoni tondi, quelli quadrati, adesso entreremo più nel dettaglio. Sul discorso mobile, ad esempio, questo di nuovo molto simile a quella precedente, sono i simboli. Che ha a disposizione il progettista di interfaccia se il suo canale di distribuzione, in questo caso un iPhone. Analogamente, se il suo canale di distribuzione è un dispositivo Android, invece avrà elementi riconducibili. Sono gli stessi, qui ci sono i bottoni e qua ci sono i bottoni, basta trovarli da qualche parte. E questo è il famoso slider che odiavo prima, che vi dicevo prima, sui minuti, sulle ore, sui minuti. Quindi abbiamo a disposizione tutti questi widget, questi controlli con cui costruire l'interfaccia. Ciascuno di questi avrà una sua valenza specifica. No? Ok, torniamo un attimo indietro prima di andare avanti sui widget. Dicevamo, parlavamo di ricerca e filtraggio, no? Se io voglio cercare, che ne so, un frullatore, so cosa viene, non ho provato prima. Mentre lui cerca, proviamo a vedere, questa in realtà la home page è sempre molto particolare, perché è diversa dal resto del sito. Riconosciamo alcune parti, il titolo, campo di ricerca, e qui vediamo che non c'è un menu, o meglio, ci sono dei menu molto particolari, c'è il carrello, l'account, eccetera, sono delle voci particolari. No? Su questo sito non c'è un menu principale, ci sono degli esempi sotto, ecco, in questo caso è arrivata la ricerca del frullatore. A questo punto io ho la possibilità, cioè chi ha frullato questo sito mi ha dato la possibilità di scoprire i prodotti almeno in tre modi diversi. Un modo è analizzare un elenco e via paginazione, qua sotto, andare avanti con le pagine successive di questo elenco. Se fosse un'interfaccia mobile, di solito la paginazione non si fa, ma si fa quella che ti dice lo scrolling infinito, cioè più vai giù, più ti carica cose. No? Facebook fa così anche sull'interfaccia web. Non c'è mai pagina successiva. Se vai giù, lui vedi che ti aggiunge roba man mano che vai giù. Te ne accorgi particolarmente se sei in una connessione di rete lenta, per cui non c'è nulla, poi compare. Mentre invece la metafora classica desktop è avere delle pagine e passare da pagine successive. E questo è un modo. Elenchi e paginazione di elenchi. L'altro modo è, in qualunque momento posso modificare questo, quindi posso dire frullatore a immersione e scrivo frullatore a immersione, magari me lo suggerisce anche, guardate, oppure posso filtrare per marca e quindi voglio solo quelli della Philips e quindi ho ristretto l'elenco a una categoria più piccola. Adesso questo è stato evidenziato in qualche modo per dire guarda che stai vedendo solamente questi. Quindi in questo caso sto parlando di filtrare, cioè ho un elenco potenzialmente molto lungo e di questo elenco vedo solamente un sottoinsieme degli elementi che
soddisfano questo ulteriore criterio di ricerca che è qua a fianco. Quindi queste tre modalità, scansione e paginazione, ricerca libera e filtro per categorie, sono tutte insieme. Amazon le fa tutte e tre insieme nella stessa interfaccia. Se pensate, poi come sempre quando uno deve pensare alle soluzioni, la prima cosa è andare a vedere, diciamo così, a chi fa le cose bene, no? Dal punto di vista dell'e-commerce, quindi ricerca di prodotti, Amazon è uno di quelli che funziona meglio, che ha le soluzioni migliori, anche se è un po' pesante come interfaccia nel suo complesso. Qui avevo preso LinkedIn per parlare del dov'è, ma non, è troppo lento oggi, quindi non ne parliamo. Allora, altri due elementi. Allora, noi abbiamo, partendo dal basso, i controlli. I controlli sono poco più che questi. Bottoni, testo, caselline e tendine. Poi a loro volta vengono raggruppati in pagine. Raggruppamento, cioè mettere insieme delle informazioni correlate, si fa spesso lavorando con dei bordi, lavorando con gli spazi, lavorando con l'allineamento, per aiutare l'utente a capire quali cose sono collegate tra di loro. Adesso questa è un'immagine abbastanza vecchia, perché è un amico un po' vecchio, quindi dà il look and feel di Windows 3, no? Che adesso sembra vecchia quella che faccia lì, ma alla fine i criteri sono sempre gli stessi, parlando di mock-up non ci accorgiamo. In cui dice ci sono le proprietà del documento e ci sono le proprietà dell'autore. E che differenza c'è? Spero che lo sappiate tutti, tra le caselline tonde e le caselline quadrate. Quelle sotto si prendono il nome di checkbox e quelle sopra prendono il nome di radio button, in gergo. La differenza concettuale è molto forte. Le caselline quadrate, le checkbox, rappresentano informazioni booleane indipendenti tra di loro. Cioè ciascuna di esse può essere selezionata o non selezionata, indipendentemente dalle altre. Sono proprietà che si sovrappongono tra di loro. Okay? Invece il radio button, quindi le caselline tonde, viaggiano a gruppi e in ogni gruppo una sola di queste caselline può essere selezionata. Se tu selezioni la seconda, esclude la prima, la terza esclude la seconda e così via. Si chiamano radio button perché non so se avete visto ancora qualche radio FM, quelle che avevano i bottoni sopra, rettangolari, quando schiacci un bottone le altre saltano su, proprio per uno sgancio meccanico. Allora, l'effetto di queste caselline è lo stesso, quando ne premo uno le altre si toglie. Questo permette di scegliere il radio button una voce tra un elenco. Un elenco di poche voci. In questo caso ce ne sono quattro in questa interfaccia. Se io dovessi permettere all'utente di scegliere una voce tra un elenco di 20, andrebbe bene avere 20 radio button? Forse no, perché occuperebbe un po' tanto spazio. Allora, qual è un elemento di interfaccia che usate tutti i giorni e permette di scegliere tra un elenco più lungo? Più lungo di 4-5 elementi, 6, un meno tendino, che semanticamente è la stessa cosa, perché scegliere un meno tendina puoi scegliere una voce tra un elenco che viene predefinito, e nel radio button ne puoi selezionare uno tra un elenco che è predefinito. L'informazione è la stessa, una voce tra un elenco. A seconda che questo elenco sia più lungo o più corto, si usa una rappresentazione per un'altra. Se fosse più lungo ancora, è una tendina fino a dove arrivi. Arrivi magari a un centinaio di elementi, non di più. Già una tendina con 100 elementi è molto pesante da usare.
tendine più lunghe probabilmente che si vedono, che abbiamo usato, sono quelle che contengono l'elenco delle province italiane, no? Poi scegli una provincia da quell'elenco. Se ci fossero elementi più lunghi, non riesci più a farli stare in un unico elemento di interfaccia, devi fare una videata apposta in cui vado a fare la ricerca tra un elemento più ampio. Vi volevo fare un esempio, non su internet perché abbiamo capito che non ci aiuta, ma che usate tutti i giorni, di come si può sbagliare un'interfaccia. Questo ad esempio. Vedete che i widget, i controlli sono sempre gli stessi. Noi abbiamo un campo di testo in cui possiamo scrivere. In realtà questo è una combinazione tra un campo di testo e una lista di alternative. In gergo si chiama combo box, cioè una combo, una combinazione tra un campo di testo e un elenco. In realtà in questo campo di testo posso scrivere ciò che voglio. Ammesso di avere poi un font che si chiama ciò che voglio, oppure posso pescare una delle voci dell'elenco e mi viene trascritto sopra. Questo è chiaro, posso scrivere, poiché c'è un campo di testo posso scrivere ciò che voglio, poiché c'è un elenco associato ho delle scorciatoie che mi permettono di selezionare una voce permessa, consigliata, non è obbligatoria. Io posso scrivere un documento usando un font che non ho installato su questo computer, quindi posso scrivere il nome del font. Ovviamente lui mi farà vedere un font di sostituzione diverso, ma poi quando trasferisco il documento su un computer che ha quel font mi usa quello giusto. Quindi ha senso, mentre avrebbe molto senso, molto meno senso, anzi non ha senso affatto il fatto che io possa scrivere ciò che voglio qua sopra, perché il fatto che sia regolare, in corsivo, in grassetto, non è che posso inventarne delle altre. Quindi questo campo di testo qua non dovrebbe essere modificabile. Lo è. Ma questo Office 2007-2010 cos'è? C'è 30 anni di storia, questo programma continua a fare sti errori. Ma perché l'utente poi in realtà clicca qua sotto. Quindi... idem qua la dimensione, questo è modificabile perché ad esempio vedete che c'è il 12, il 14, ma non c'è il 13. Perché qui vengono riportate le dimensioni di carattere più utilizzate o più probabilmente utili. Però se voglio scrivere 13 nessuno me lo impedisce e ha senso perfettamente. Quindi queste sono le combo. Scelgo un valore tra un elenco, ma se voglio posso inserire un valore mio. In questo caso non ha senso, ma l'ha messo lo stesso. Poi ci sono delle tendine in cui posso scegliere una voce tra un elenco. In questo caso l'elenco è visuale, non è testuale, ma non cambia la sostanza. Ne scelgo una e una sola possibile tra quelle proposte. In questo caso l'elenco è unidirezionale, in questo caso l'elenco è un pochino più complesso perché è una matrice bidirezionale, una tavolozza di colori, e poi addirittura c'è un bottone per dire... per passare un'interfaccia diversa in cui posso selezionare tra un insieme ancora più ampio. Vedete che il discorso della tendina va bene fino a un centinaio di elementi. Se ne voglio di più, passo una videata a parte, che mi permette di scegliere tra un insieme più ampio. Grosso modo, le soglie sono queste. Poi ci sono gli errori veri. Qui abbiamo 7 checkbox. Allora, la checkbox, tutti sui libri, sono indipendenti l'una dall'altra. Quindi io potrei selezionare qualunque delle 2 alla settima 128 combinazioni di queste checkbox e mi devono dare un effetto sul testo diverso. E invece così non è. Perché se tu vuoi prendere la prima e poi seleziono la prima e la seconda, non posso, perché la seconda mi esclude la prima. Quindi queste due voci in realtà sono mutuamente esclusive l'una dall'altra. La terza invece no, ma è in mutua esclusione con la quarta. Ma dove siamo? Allora, questa interfaccia, ma tu dici, ma sì, ma certo, perché c'è scritto sbarrato e doppia sbarratura. Ma aspetta un attimo, tu stai leggendo, stai interpretando ciò che c'è scritto.
L'usabilità è fatta di capire come funziona prima di leggere. Come si poteva fare questo? Ma questo qui lo potevano fare. Spiegami un attimo, perché la sottolineatura me l'hai fatta con la tendina che va tanto bene, e invece la sbarratura non mi potevi fare una tendina con tre voci, nessuna singola doppia. Perché è la stessa cosa. Oppure, però era più brutto da vedere, due radio button, poi un po' di spazio e altri due radio button, in modo che avessi due gruppi di radio button vicini tra di loro, ma separati tra di loro, separati gruppo dall'altro, in modo che fosse evidente che quei due erano in mutua esclusione uno con l'altro, e gli altri due che non c'entravano niente con i precedenti. E anche a destra, questi due sono in mutua esclusione, e quest'altro sfigato che lì da solo non c'entra niente con quelli precedenti. Allora, Word lo usiamo da sempre e siamo abituati alle sue stranezze. Quindi, chi progetta sistemi di questo genere può anche pensare che l'utente negli anni, negli usi successivi, impari le stranezze del software. E quasi quasi poi ci si trova bene. Se progettiamo un'applicazione, invece, sistema informativo, aperto al pubblico, e il pubblico lo vede per la prima volta, e per la prima volta deve saperlo usare in modo corretto. Io ho provato a dare un'occhiata, penso in tutto Word non c'è mai, non ci sono mai dei radio button. Secondo me hanno deciso di non usarli più e basta. Non li ho mai trovati. Però anche qui, in questo caso, vedete, qui li hanno fatti bene. Sono effettivamente combinabili in tutti i modi possibili e immaginabili. E sono aggruppati per temi. Questa videata è fatta bene. L'altra di prima no. Questo qua è l'allineamento. Questa è correttamente una tendina. Non mi permette di scrivere ciò che voglio, perché non posso allinearlo a pallina. Sinistra, destra, centro. Quindi ci sono alcune parti fatte bene, altre fatte un po' meno bene. Noi dovremmo sempre farci la domanda, ma se io voglio chiedere quell'informazione all'utente, quali elementi grafici uso per convogliarlo, per obbligarlo a darmi quell'informazione senza errore e in modo facile da essere compreso? Quella domanda che ci faremo è: come faccio a essere sicuro di aver tutte le informazioni che mi servono? Ma questo, per fortuna, arrivando a un modello concettuale, lo sappiamo quando diciamo il voto dell'esame, quali attributi ha il voto. Il livello superiore è quello del layout che dicevamo, ma su cui poi lavoreremo molto poco. Ok, io fermerei qua, al solito un quarto d'ora di intervallo. E poi riprendiamo questo discorso domani. Domani voglio solo, vi accenno come la facciamo. Prendiamo alcune videate reali di siti, alcune mock-up di questo genere, cerchiamo di ragionarci sopra. E poi proviamo a prendere un caso d'uso o due e costruiamo un mock-up relativo a questi casi d'uso. Ora facciamo pausa.